manifatturiero continua a crescere negli Stati Uniti e questo chiaramente è un positivo. Vediamo anche l'indice Kessler, lo vediamo anche abbastanza forte, vediamo che prosegue questo aumento chiaramente lento della media del prezzo delle case, vediamo che sia un fattore positivo, ma non sarà, il fattore trainer del fronte europeo, questa continua mancanza di crescita, i dati non ci sembrano molto positivi, chiaramente questa sarà una zavorra che vedrà sull'economia. Non c'è più sicurezza del deposito in sistema euro. Che razza di unione monetaria è? Dove sono i controlli sui capitali? Questo sembra anche a noi una cosa bislacca. Potrà mai questo paese a rimborsare? Gli europei sono contenti, se la vedono loro, noi vogliamo vedere che la nostra economia continui a crescere. Questa è l'antifona del momento qui. Vediamo i titoli migliori: Intel, Boeing in apertura, American Express e Merck. Pfizer, quindi due farmaceutici. Vediamo un tecnologico, Boeing e American Express, settore industriale, settore finanziario. Quindi pare che il mercato stia spaziando un po' su tutti i settori chiave in apertura. Restano indietro DuPont, Cisco, tra i titoli negativi General Electric, e poi vediamo anche le indicazioni che arrivano dagli indici, confermiamo il segno più per tutti e tre gli indicatori, più 0,4%, stiamo collegati con Jean Erga, Strategic Advisor di JC Group Capital da New York. Dottor Erga, allora che cosa suggeriscono gli strategist, soprattutto con riferimento ai livelli, perché qualcuno ritiene appunto possibile un nuovo massimo dell'S&P 500, cosa fare su questi livelli? È anche il tema che oggi proponiamo nella nostra Investment Week. Dow Jones dopo i record conviene ancora, ne parleremo tra poco con gli ospiti che ci accompagneranno su questi approfondimenti, risponderemo, lo ricordiamo, alle domande dei nostri telespettatori in diretta. Lei come risponderebbe, dottor Erga, a questa domanda? Dow Jones conviene? Io posso dire che non convengano o convengano, non siamo assolutamente esperti, non siamo confini di advisor chiaramente in trasmissioni pubbliche. Dire che chiaramente quello che molti si pongono qui come quesito è con ciò, di quanto rispecchia i fondamentali statunitensi, o sta rispecchiando semplicemente il fatto, che i tassi di interesse sono estremamente bassi, che dunque questa male. Questo diciamo un attimo è quel dito del momento, noi guardiamo molto i fondamentali non ci sembrano buoni negli Stati Uniti, ci sembrano migliori di quello che hanno fatto diciamo forse un anno fa sicuramente, vediamo anche c'è qualche tentennamento da parte della Federal Reserve, alcuni dicono ma in fondo i conti bisogna veramente continuare a questo ritmo con questo acquisto di operazioni o no. Il quadro allora dal punto di vista macro qui ci sembra abbastanza positivo, se poi questo poi sia una riflessione, la porta poi rifletta veramente questa situazione o la esageri, questo è un altro quesito. Molti qui si stanno già ponendo la domanda, questa scissione tra quella che può essere situazione borsistica, spinta alla disperazione dei soldi che cerca un rendimento di qualche sorta, e l'economia reale. Questo è un po' il problema del momento, ossia non è una questione di fare nuovi massimi, è una questione di guardare secondo noi i fondamentali economici e capire se veramente sono così forti come la borsa vorrebbe farci credere. Dottor Erga, vediamo intanto in Europa le banche spagnole stanno scendendo in maniera particolarmente evidente in questa giornata. Cosa si dice della Spagna a Wall Street? La Spagna effettivamente è una di quelle zavorre, effettivamente noi ci porteremo presto in Europa, per il resto dei giorni, sarà come Cipro, Cipro si raggiungerà questa schiera di paesi che dovranno essere così tenuti in vita, fidato la durata. Cosa c'è la Spagna? La Spagna secondo noi è il paese che forse ha più acuto problema bancario dopo quello cipriota nell'Unione Europea, nella zona euro, vogliamo meglio dire. E dunque chiaramente appena c'è stato questo accordo sul Cipro ha visto dei cali molto forti sulle banche italiane tra l'altro e sulle banche spagnole. Noi riteniamo che gli investitori si sono presi paura, hanno detto qui ci potevano ancora essere degli sgravi, delle azioni su coloro che hanno questi depositi e dunque queste banche scendono, questo è molto semplice, tra l'altro noi siamo anche con piccola bisogno di soldi per arginare le perdite sul settore immobiliare che non sembra riprendersi molto in Spagna. Quello che
cosa a noi fa paura, diciamo, guardando il contesto europeo, è che un ottimista in Europa parla di stabilizzazione e non parla di miglioramento, e questo non può essere un buon segnale. È per questo che noi parliamo sempre sulla nostra posizione di come gli americani vedono l'economia, la vedono sempre di più come la loro economia e non come l'economia altrui. La ringrazio per i suoi commenti, grazie per essere stato con noi, Gian Erga, di Secure Capital da New York. Buon lavoro, a presto, grazie, grazie Erga. Grazie. Allora, dopo la pubblicità riprendiamo con l'Investment Week, le vostre domande in diretta, vi ricordo il